Ciao per comics, il fantasy è un genere narrativo altamente periglioso perché di storie fantasy ne abbiamo lette tantissime, perché alcune di queste sono bellissime, sono delle pietre miliari, basti pensare su tutte alla saga del Signore degli Anelli e soprattutto ne ho raccontato un po' di tutto, quindi è difficile trovare una nicchia nella quale porsi dal punto di vista degli autori e riuscire a narrare qualcosa di nuovo, qualcosa di appetibile. Finalmente, dico finalmente, arriva in Italia una serie Image, edita già da parecchio tempo, oltreoceano, e che aspettavo molto perché non avevo mai letto in originale. Sto parlando di Rat Queens, il cui primo volume, edito da Salda Press, intitola Chiappa e Spada. Questo Chiappa vi fa capire come ci sono degli aspetti un po' particolari, singolari, di cui parlare. Di cosa parla questa serie? Già lo strillo in quarta di copertina, sesso, violenza e nani hipster. In realtà sembra, è anche un, diciamo, è carina come descrizione, ma c'è anche tanto altro. Ci sono quattro protagoniste femminili, sottolineo, si chiamano Anna, Violet, Dee e Betty. Sono un gruppo di mercenarie che combatte in difesa, sotto pagamento ovviamente, in difesa degli innocenti contro creature di eterogeneissima natura che popolano questo mondo fantastico. Sono personaggi molto diversi tra loro, c'è un mezz'uomo, anzi una mezza donna, c'è una nana, c'è un'elfa e c'è invece un essere umano che però ha poteri magici, quindi hanno tutte caratterizzazioni abbastanza diverse l'una dall'altra, sono unite da un rapporto molto saldo, molto sincero di amicizia e hanno ognuna una sua, appunto, un proprio profilo psicologico attitudinale. Sono personaggi molto sopra le righe, ma tutta la serie Red Queens, firmata da Curtis J. Vibe ai testi, da Rock Upchurch, scusate, ai disegni, è tutta una serie un po' sopra le righe. E qui torniamo all'origine. Come fai a fare una serie originale in un contesto narrativo altamente inflazionato? La rendi strana, la rendi diversa. E la diversità di questa serie è appunto l'assurdità e l'umorismo, anche molto smaliziato, molto calcato anche in alcuni frangenti, a rendere Red Queens qualcosa di piacevole da leggere. La storia di cosa parla? Le quattro regine, le quattro mercenarie si trovano incastrate assieme ad altri gruppi di mercenari in un torbido inganno. Qualcuno vuole ucciderle, non si sa chi è quel qualcuno e soprattutto i principali sospettati sono coloro che le protagoniste consideravano alleati. Quindi c'è questo intrigo che le protagoniste dovranno svelare. E in tutto questo ci sono battaglie assurde, ci sono momenti molto umoristici, ci sono delle gag molto preponderanti che in certi momenti prendono il controllo della storia. È tutto molto strano, è tutto molto hipster, è tutto molto particolare. Non è una serie per tutti e soprattutto non è una serie che parte benissimo. Il primo capitolo e mezzo di questo volume, nel cui sono raccolti i primi 5 numeri americani, è molto, diciamo, mi ha lasciato un po' perplesso. Ho detto, ma tutto qua? Perché? Perché in realtà la storia ingrana, è un diesel, ingrana un po' dopo, però ingrana, diventa piacevolissima. Mi è piaciuto molto il modo in cui irriverente, smaliziato, in cui gli autori creano questo loro mondo immaginario, mi piace come i personaggi guidino la storia, anche nella loro assurdità, mi piace il fatto che ci siano personaggi femminili così forti, mi piace il fatto che si dia spazio anche all'universo femminile in storie che, poiché hanno un'ambientazione sostanzialmente medievale, sono canonicamente con protagonisti maschili, e mi sono divertito. In certi momenti ho riso di gusto, e la cosa è rara, piango e rido molto raramente, magari sorrido, magari bestemmio, ma emozioni così forti come la risata che mi viene spontanea, che mi sgorga, non sono facili, e quindi in questo senso c'è evidentemente un buon lavoro di scrittura in termini di gag e di umorismo di Vibe. Non tutte le gag sono riuscite, alcune le ho trovate un po' forzate, un po' troppo calcate,
Si vede che lo scrittore trova una quadra, un equilibrio man mano che scrive la storia. Ripeto, non è immediato, non è una storia che vi conquista di primo acchito, ma che vi seduce piano piano. È un seduttore pacato, ecco. Però alla fine arriva, si crea quel filo rosso che lega il lettore alla storia. E in questo senso, quindi, il giudizio è positivo. Cresce molto la storia, gli ultimi due capitoli sono molto belli e per questo sono curioso di sapere come andrà, come proseguirà, perché potrebbe afflosciarsi, come potrebbe crescere ulteriormente. Lo vedremo perché continueremo a seguirla. La storia in sé per sé è molto semplice, molto lineare, anche se c'è un bel twist narrativo, però sono i personaggi da parte divertente, anche quelli nel ruolo di villain, anche quelli nel ruolo di spalla. C'è un bel gioco, c'è molta molto, tutto molto esplicitato, è tutto molto esplicito, anche in termini sessuali, anche in termini verbali. C'è un buon lavoro in termini di scrittura, in sostanza. Il lavoro è anche buono in termini artistici, perché Upchurch è un disegnatore molto bravo, cura molto il dettaglio, il design. Il design è molto bello dei personaggi, guardate, sono belle matite. Però a volte cala un po', ci sono vignette un po' raffazzonate, un po' evidentemente disegnate di fretta. E per quanto il lavoro in termini di design e caratterizzazione dei personaggi sia bello, a volte ho trovato la postura, l'anatomia, il movimento e la kinesiologia dei personaggi un po' posticcia. Anche qui il disegnatore cresce nel prosieguo della storia. Diciamo che quando va a fare i primi piani dettagliati è molto bravo, sono figure molto affascinanti. Quando va a creare invece delle inquadrature un po' più larghe, un po' più ampie, dove i personaggi sono visti un po' più da lontano, lì soffre un po', è tutto un po' più stilizzato, più superficiale, e soprattutto non c'è una gran cura degli sfondi e degli interni, degli arredamenti e quant'altro. Quindi migliorabile, ma il miglioramento c'è nel corso della narrazione. Ripeto, gli ultimi due capitoli sono veramente simpatici, mi hanno fatto ridere, mi hanno fatto affezionare alle protagoniste, quindi andremo avanti nel raccontarvi Rat Queens, edito da Sabatess. Ciao per Comics!